Dopo la trebbiatura, produttori e consorzi tirano le somme e anche se le previsioni non erano delle migliori, il 2017 sembra essere un'annata d'oro per il grano duro in generale su tutto il territorio nazionale. Dal Foggiano fino alla pianura padana, la qualità del prodotto sembra essere la migliore degli ultimi 20 anni. Ricco di proteine e ottimale per la produzione di pasta di alta qualità. A livello regionale le stime parlano di una produzione di grano duro di 5 milioni di quintali e la nostra regione produce il 12% del grano duro nazionale. Ma nel nostro territorio qual è stato l'andamento di questa annata? Lo abbiamo chiesto ad una cooperativa della nostra zona. Il raccolto del grano, orzo e insomma grano tenero, grano duro ed orzo, cioè la campagna del grano, è stata un'annata molto molto favorevole sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, cosa che non è sempre facile ottenere perché a volte magari abbiamo la qualità, abbiamo le proteine, però non abbiamo i quintali, mentre invece quest'anno abbiamo avuto un po' di tutto. Adesso il nodo è il prezzo che fino adesso insomma è migliore rispetto allo scorso anno, però secondo noi dovrebbe migliorare perché il punto di pareggio l'agricoltore lo ottiene con 24-25 euro al quintale. Per guadagnare qualcosa bisogna che il grano l'agricoltore prenda almeno 30 euro al quintale. Questo è quello che noi speriamo, auspichiamo, insistiamo anche con l'industria perché capiscano che per fare grano di qualità è necessario spendere e l'agricoltore ha bisogno di recuperare quello che spende e guadagnare qualcosa, altrimenti il bilancio non torna, insomma.